Sala comune, era una domenica sera, limite. Avevamo dormito perché tra poco c'era la mezzanotte, giusto? L'attesa è finita, meno World Deck Weekend. Salvare persone? No, l'abbiamo fatto l'ultima volta, Cerny. Fatte tutte. Quindi suppongo ci sia parecchi hype per il DLC. Non provo hype da almeno 15 anni. Però sì, lo giocherò il DLC. Allora, cosa facciamo questa domenica? Voglio andare a provare il menu del Wild Duck Burger? Porteremo a Metal Gear? Sì. Tempo debito, ma sì. Si va da Liam a checkare nel dubbio? Ma sì, non è una cattiva idea. Andiamo da Liam. Grazie Tanked, grazie per il 43esimo. Il problema è proprio la questione di ingiustizia verso le donne, perché si svegliano adesso facendo passare di mezzo una ragazza mettendo in giro voci false su di lei e non fanno gli indignati quando ci sono i femminicidi? Gaia, perché non gli interessa davvero. Vogliono soltanto dare voce alle loro opinioni senza mai impegnarsi davvero. Dare la propria opinione è un impegno gratuito che ti gratifica. Attivarsi, fare effettivamente qualcosa? No. È troppa sbatta. Ma soprattutto, cioè, se una persona nata con doppio cromosoma X, ma un tasso di testosterone diverso, spinge subito la gente a dire: eh no, non sei una donna, sei un uomo. Allora, perché non è vero il contrario quando un uomo con un cromosoma XY fa tutta una cura ormonale per fare la transizione per diventare donna? Allora non lo è. Double standards? Ma vabbè. No, tranquillo, Darkletta, abbiamo appena iniziato. Stiamo andando a Mitsuru Tokemi. Yannex, queste, non si, queste sono domande che non si fanno. Sono domande che fanno male qui, fanno male qui. Non si tocca, non si fa la battle royale delle waifu tra persona. Sappiamo che Naoto è sempre nel nostro cuore ed è il gradino più basso del podio. Ma chiedermi tra Mitsuru e Takemi, oltretutto escludendo Elizabeth, ma solo perché Elizabeth non è romanzabile, perché sennò anche Sai Nijima ne avrebbe da ridire, è veramente crudele. Veramente, veramente crudele. No, eravamo già andati da. Eravamo già stati da Liam. No, io non sono mai d'accordo con l'harem root. Fare l'harem root è da vigliacchi egoisti. Yukiko, niente podio. Non è il mio tipo, Yukiko. Carina, Yukiko Amagi, ma. Un'area di segretezza avvolge gli ingredienti usati per questo hamburger. Il coraggio aumenterà. Come stiamo a stats? Dovremmo aumentare il sapere. Sapere per Mitsuru, fascino per Yukari, coraggio per Fuka. Con Fuka ci possiamo già uscire. No, aumentiamo il coraggio. Diamo priorità. Anche perché stasera noi non abbiamo nessuno con cui uscire. Abbiamo il Monaco, ma non abbiamo ancora un Tower Arcana. Ci diamo ancora un paio di giorni per fare il boss, farci tutto quanto il Tartarus, salire di livello e fare il primo persona del coso. Del Tower Arcana. No, beh, nel teleportable Nyx eri obbligato, non avevi alternative. Dai, la luna piena di martedì ed è infami. Bella Junpei. In che senso? Vogliamo pregare, padre? No. Ah, tu dici io pregare? No. Titi, tu fatto. Guardate, leggo un messaggio di Luca. A posto.
che non so se avete visto, sono state annunciate, non so chi conosce Secret Lair. Secret Lair è un sito che fa in particolare delle carte edizioni limitate di Magic the Gathering. Sono la stragrande maggioranza delle volte sono carte esistenti, ma con alt art particolari, strane, diverse, o di artisti specifici, e alcune volte proprio carte originali, tipo quando avevano fatto quelle di Street Fighter, se non sbaglio, per dire, erano tutte originali. Hanno annunciato quelle, Hidetoshi Odagiri, Nozomi, Maiko, facciamo Hidetoshi Odagiri. Hanno annunciato quelle per il 50° anniversario di Dungeons and Dragons. Raga, sono deliziose. Hanno preso le vecchie le copertine dei manuali di Dungeons and Dragons per farci le carte sopra. Sono un tesoro, le devo avere. Cos'è questo? È il doppiatore di quelle parole italiane che cambiano significato in base all'accento, dato che noi italiani non usiamo lettere accentate nelle parole. Noi italiani non usiamo lettere accentate nelle parole. All'interno delle parole, tipo capitano e capitano, è accento tonico, c'è sempre l'accento tonico, anche se non è scritto esplicitamente, c'è. Se c'è il dubbio, in genere in un libro, che ne so, se io devo dire 20 o 20, i venti che soffiano, o i venti di numero, in genere nei libri, per specificare, a volte lo mettono comunque l'accento tonico all'interno della frase. Minimo costeranno tipo minimo 700 euro. No, i Secret Lair costano tra i 30 e i 50 euro. Pissi. Solo che adesso hanno messo sta meccanica del cazzo del chi prima arriva meglio alloggia. Allora, Hidetoshi Odagiri. Qua? Sala altoparlanti? No, qui. Aula consiglio studentesco. Ciao Babulfo. Hidetoshi Odagiri. Minchia, che cecchino, ho preso subito la scheda. Uè. Sorry you went out of your way to stop by, but it was a quick meeting. It's nice not having those hyenas around. È bello? I see the way they look at me. Anyway, it's that cigarette butt in the boy's bathroom. They're trying to narrow down my potential. Con questa voce comunque tu non hai 15 anni. So, as you can see, we But I just got here. I see. Ma sono appena arrivato. If you're not in a hurry, can you spare a few minutes? I'd like to share something. Spagnolo è più intelligente, mettiamo l'accento tonico sempre. Mi dica. Sì, sì, comunque palesemente Hidetoshi Odagiri è alla ricerca di Michael. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, andatevi a vedere il mio gameplay di Captain Tsubasa sul mio canale YouTube e scoprirete chi è Michael. Sincerity, a man once told me. Do you want to know what happened to that man? No, ma sono sicuro me lo direi tu. Well, the TV anchor woman was injured on the job while reporting. The TV station executives deemed it an unfortunate accident. But when a magazine caught wind that they were hiding something, the execs threw the writer under the bus. They said it was the writer who covered up the truth. And now, that man is blacklisted from the TV industry. His life's calling. In today's society, the weak are preyed upon by the strong. As for me, I want to lead an organization, and to do that, order is essential if I want to keep those with power in check. È proprio la super democrazia. Rank 6? Rank 6. Ma Michael non sta a Reggio Emilio. Ma se giocava nella Toho insieme a Mark Landers. Shall we head out together? È cresciuto a Fiano Romano, ma quello è un altro discorso. Io non lo so, Mark Landers dopo la Juve viene uscito in prestito alla Reggiana. No. Ti chiedo di rimanere in disposizione al dormitorio. Ok.
Oggi c'è il menù speciale. Un pasto completo di pesce a un prezzo fin troppo ragionevole. Va bene. Allora, potremmo fare la cena con Mitsuru. Cioè, avevo aperto la scheda, se non sbaglio, sulle abilità dei persona users. Persona pre-reload. Companion. Hangout. Mitsuru. Mitsuru, Element Burst has better chance to lead a land critical line whenever you win an element. Non serve a un granché buildare Mitsuru. So che è bellissimo prendere un tè con Mitsuru, però sì, oltretutto è vero, meglio farli con gli arcani aperti. Allora, oggi è lunedì, dovremmo andare a lavorare. Andiamo a lavorare? Direi di sì. Piuttosto che fare altro. Peccato che in Persona 3 Reload manchi la parte con la protagonista femminile. Beh, la parte della protagonista femminile, quella con Minako, non mi ricordo come si chiama, è una parte che è stata aggiunta solo in Persona 3 Portable. Non c'era in Persona 3 FES, non c'era in Persona 3 Base. Cotone, grazie, Cotone Shiomi. Quindi a me personalmente non stupisce. Lo so, Franci, che gli arcani sono un extra, ma se hai gli arcani aperti di Mitsuru, Yukari e Fuka, quando esci con loro ti dà delle note sul fare amicizia. Buongiorno, Fuka. Grande. Ah, non avevo dubbi che avessero fatto delle mod, Cerny. Vabbè, c'è anche la mod emo. La mod emo? Quindi Persona 3 normale? Cioè, già Persona 3 è abbastanza emo. Oh. Just a moment. I found it. I'm making... Hey, you were right. Oggi si chiama? Yes, it seems... It's located in Iwatodai, inside a building on Shirakawa Boulevard. Oh, sì. Shirakawa, they've been finding the lost in pairs. In pairs? Now I understand. What's on Shirakawa Boulevard? I've heard about it. Oh, that's where all those hotels are. Dove ci sono i love hotel? No, la gente va insomma, what is wrong with you? A farsi fare i teneroni rovagnati, Fuka. Come now, don't let your imaginations get the rooms or just a bit more. Sabaku. Oh, oh, Michele. Really? I don't know. Look at you. What? Ma nella collina di broccoli, ma che cazzo? Alright. I'm reserving a spot in the lineup for today's. You can just. So, who's gonna take the lead? Il quartiere dove si fa reato di cosacce, esatto. Secondo voi? Let's go. Yamagishi, e Junpei sta a casa. All right. Fuggiamo insieme. Vieni. Ciao, Magix. Ok, Fuka. Fuka? Fuka. Yeah. Quando vuoi. Sì. Chi che osa scrivermi a quest'ora?
just like I imagined. Champs de Fleurs? Champs de Fleurs. It's Champs de Fleurs. It means Champs de Fleurs. No. Come... Non so il francese, aspetta. Com'è Mitsuru? It's Champs de Fleurs. Lama. Grazie. This is the place. Then come on, leader. Let's get this up. Leader. Ullala, la signorina parla francese. Perché tu come li chiami? Campo di fiori. Giardino. Oh. Anche qui l'originale batte il remake. Ci sono, quando vogliamo. Let's go! Parlo a livello di musica, Marco. Allora, zona. Kaminakata, Mitras, diretta Kaminakata. Un agi in faccia. Pi. Debole è un cazzo. Bufula. Pentesilea. Zio. Debole è un cazzo, come sempre. Makuga. Pessima scelta da parte mia. Ok, si cambia. Mettiamo Oberon, block tutto. Mitras. Sukunda. Dottrina dell'Apocalisse. Sbam. Ah, ok. Allora, persona. Ce l'abbiamo un... Allora, oggetti. Cura un alleato. Ciao Arfo, tutto bene, grazie. Zona. Facciamo un media. Crit? Mai, Zona. La tempica. Patra. Porca troia. Sì, Morivius, se vuoi.
bene, va bene, va bene. Che cazzo è? Paura. Incarichi, casta un bel media. Povero francese, il problema sono i francesi, non la lingua. Certo, la lingua che dove per dire... Quant'era? Che per dire 99 devono dire 4, 20, 10, 9. 99. Ok, I guess. Prendo l'apocalisse. Ma basta. Pura paura. Da 40 in poi è un casino da dire. Sì, Cerny. Patra. Ha un crittello? Ecco, impicchiata. Perfetto. Usare teurgia? Nah, lo possiamo menare così tranquillamente. Non abbiamo seconda precisione. Foxy, grazie per il 38esimo, bentornato. Makuga. Bam. Ah, vedi che abbiamo la Kunda. Media. Ah, vedi che ce l'aveva anche cosa la Kunda. Speriamogli un bufula. Makuga di nuovo. Top. Media, grazie. Rule 34 del boss c'è nulla. Delmo, fidati che di Rule 34 nel mondo di Persona Shin Megami Tensei c'è il cazzo che ti pare. C'è tutto quello che vuoi. Apocalisse. Quanti spaventati? Bene! Gemma e Patra ce l'abbiamo. No. E allora Gemma Patra su di lei. Che farà Media? Perché al momento curare tutti. No, ce la possiamo cavare. Allora facciamo. Facciamo Patra su Akiko. Vediamo se lei ce la fa a tirare un Bufula. No. Ma lui invece può tirarmi un diorama su Yukari. Va bene, accettabile. Patra. No, ce la teniamo poi per la vera boss fight. Ottimo. Via. Bufula. Oh, bravo Akiko. Come sta l'amica? Tutto bene.
Garula! No, dimentichiamo Pulimpa. Sì, non c'hai i riflessi, Yukari. Ah, signori! Hanno fatto un po' i codardi, eh. Hanno fatto un po' i codardi. In Persona 3 e nel film di Persona 3 sta scena era molto più... Embrace your desire. Ok. I am the voice of your inner self. Revel in the moment. That which cannot be felt is merely a dream. All right, there. The future is but a fantasy. Memory, a fabrication. Let your desire free you from your shadow. Ho capito. Why do you resist? I am the revel that which... The fletch... Ho sbagliato. Why I revel that. Non è vero. Non può succedere. Pleasure, you stand before. You cannot deny your instincts. Oh, grazie. Posso dire che... Posso dire che sta cosa non credo nemmeno sia, cioè, non so se è una realtà o è soltanto una rappresentazione di come viene fatto negli anime e nei manga giapponesi, ma sta cosa che l'uomo, cioè, ragazzo o ragazza vanno in un love hotel, ragazzo sta vestito, la ragazza va a farsi una doccia. Cioè, io lo trovo estremamente, uno, poco sexy, due, lo trovo estremamente squilibrato. Cioè, lei è già vulnerabile in asciugamano, noi siamo ancora tutti, tutti vestiti. È sbagliatissimo. È ora di recuperare la cazzina originale di Persona 3 Vanilla. Mattia, per chi la vuole, la può trovare. Poi come se noi non ce la fossimo già goduta quando abbiamo fatto il playthrough di Persona 3. You two got teleported away as well. The enemy is still in the same room. Did you hear? Yeah, I heard you. Did... It's fine. Come on, let's go. And how about we don't mention this to anyone? Okay. Sì, è stato un po' scialbino questo schiaffo. La reazione però era molto carina. Che avete fatto voi due? E tu? You can fool around, I'm not jealous. All right. Yes,
204 e 205. Dopo però anni. La tauromachia. Ah! Di sangue che scorre. Tente Kid. Amici, come prima, a bere del buon vino in una grolla a Monte Carlo. Oste di Monte Carlo. Prendiamo tutti insieme la tauromachia. Due buone fette di salame. Grazie mille, Tente Kid. Benvenuti della gente di un certo livello. Perfetto, terzo piano. Versione rimasterizzata? No, no, versione remake di Persona 3. Ma no, qui il riflesso c'è. Queste bare una sopra l'altra. Cosa facevate, eh? Totoni! Scostumati. Chissà se il prossimo sarà Persona 6 o Persona 4 Remake. 6. Del 4 c'è meno bisogno di un remake rispetto al 3. Ma che stava succedendo qua? Yes. Eccolo qua il vero boss. Lover Sarkana. Pirla con le due user era Kunda. Non ci provare nemmeno. Eccola. Ah, ok, non è più ammaliato? Allora te urge. All
Ah, che scemo. Marin Karin. Però Akiko. Unleash everything, boys. No, fratelli Jack, grazie. Jack Frost e Jack o lanterna. Acqua de merda. Io mi sono perso un botto di roba, Dexy. Qualcuno lo farà mai? Resist zio. Proviamo. Resist perforazione. Va bene. Danza Zegzi, tutte le ha. Ouch. Grandissima Yukari. Curiamo Yukari o Akihiko? Yukari. No, forse va più senso curare Akihiko, perché quel deficiente di Akihiko c'ha c'ha Diarama. Spezza cuore, stiamo a posto tanto. Media. Daveria. Dice per un botto di roba. Mena, yeah. Ah, Agidain. Bloccaggi, giusto per confermare.
santo. C'è ti cura Malia su Kiko se non lo cura. Yukari se non lo cura. Amazing Manu, grazie per l'82esimo, bentornato. Vidain, ovviamente su Mitsuru, che è debole. Marin Karin. Ma che palle! Su Shane. Guarisci per favore. No. Poi ce l'ha proprio con lui, eh. Mi sa che Mitsuru ci lascia. No, ok, sì. Oggetti. Prima rigenerante. No, no, l'ha risolto Death. Yakiko, grande. Level appini. Finale tragico. Aura della sifilide. No, della silfide. Aumenta difesa, precisione e illusione nel prossimo combattimento del gruppo. Hey, you know it. You were able to remain calm during the enemy's mental assault. Maybe you're finally starting to recognize yourself as a leader. Junpei c'è la rogna. È al 60 che evolvono in loro persona, giusto? No, i loro persone evolvono in determinati momenti specifici della trama. Okay. Hey, come on, Junpei, let's go. Fuka played a big role in this one again. Seems like the second years are really putting in the work. Looks like you're really shining out there, dude. Abbiamo contribuito tutti, tranne te, che eri in panchina. Really now. Well, whatever. Don't tell me you're jealous someone else is getting all the attention. Shut up. What's his problem? E andiamo a rifare le ninne. Ah, Jesus with a gun. Jesus with a gun. Griffer Jesus. That was faster than I expected. Quite a show, I must admit. They've been rather busy these last few months, haven't they? And it seems they've gained new recruits, too. Their fighting style is most fascinating. Not to mention they've made several forays into the tower. Diverso, oddio, un al mese. Well, Jin, are they our enemy? How about we go ask our buddy?
And ah, yes. An excellent idea. Considering that he shares our fate, it would be prudent to seek his opinion. After all, we don't have much...